Raga, 2-1 in casa del PSV Eindhoven, bella 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 raga, sono veramente contento, vittoria bella, fondamentale, alla fine siamo rimasti col culo stretto fino all'ultimo in tipico stile Inter, però questa è una partita che doveva finire 4-2, 5-2. Cazzo, il primo tempo abbiamo avuto 5 occasioni da gol, noi abbiamo fatto un gol, loro uno. Ovviamente, no? Nonostante avessimo fatto 60% di possesso palla, tutto. Però mi dava fiducia quell'inizio, mi dava fiducia perché non siamo entrati con le mutande cagate, siamo entrati bene in partita, loro un paio di fiammate, ma alla fine sto PSV Eindhoven giocava più all'italiana di noi. Cioè, eravamo noi che giocavamo all'olandese fra un po', perché noi attaccavamo, cercavamo di mantenere il possesso palla, loro invece tutti dietro. E comunque sì, una squadra da tenere d'occhio, però abbiamo dimostrato la nostra superiorità. Sui singoli oggi c'è tanta roba da dire, tanta roba, a partire da Icardi che ha fatto una partita di grandissima consistenza a 360 gradi, mi ha fatto godere di più, guarda, nel finale, negli ultimi 10 minuti, quando è andato a lottare 3-4 volte a sradicare quei palloni dalla nostra tre quarti campo, mi ha fatto godere come un porco, guarda, più che nel gol. Poi dobbiamo crescere, dobbiamo imparare a chiudere le partite perché non si può soffrire fino all'ultimo in questo modo. Però, cazzo, cosa vuoi dire? Abbiamo due centrali della Madonna, perché De Vrij e Skriniar sono veramente favolosi, alto livello. Era da un bel pezzo che avevamo due centrali d'alto livello così, eh? Era da un bel pezzo. Politano, partita dopo partita, continua a confermare di essere stato un acquisto intelligente, ottimo. E veramente sgusciante, non ci hanno capito un cazzo lì, non l'hanno mai preso da quel lato, li ha fatti impazzire, guarda, li volevano anche menare, ci hanno anche provato, comunque se la sono presa nel culo. Borja Valero bravissimo, alla fine veramente entra sempre quei 10 minuti, 7 minuti dalla fine, però anche oggi è stato importante perché ci ha aiutato un attimino ad addormentare la partita, a raffreddare la partita, mentre il PSV cercava gli ultimi attacchi alla disperata, gli ultimi lancioni. E lui è riuscito a mettere giù palla e a farci palleggiare nei minuti finali che ci voleva, era proprio quello che ci voleva per prendere fiato e tutto. Poi siamo andati un paio di volte alla bandierina e ta 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 che è andata, no? Adesso veramente la situazione si fa molto 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 interessante nel girone, raga, eh? Molto interessante, perché ora noi abbiamo un mezzo match point. Perché passi la partita col Barcellona, magari facciamo 0 punti col Barcellona, andata e ritorno, buona, ma se battiamo il PSV in casa è quasi fatta. E sicuramente stiamo facendo una Champions League degna del nostro nome, degna della nostra storia fino adesso, stiamo facendo una Champions League seria, condotta seriamente, non da buffoni come abbiamo fatto nelle ultime. L'ultima edizione dell'Europa League, che non si sa neanche che cazzo ci eravamo andati a fare, e invece adesso finalmente stiamo rendendo onore alla nostra maglia. In queste prime due partite, poi bisogna ripetere sempre: siamo l'Inter, la tramvata è sempre dietro l'angolo. Però fino adesso, bene tutto, bene i singoli, anche Vecino, partita consistente, ci ha messo il burro, ci ha messo quello che ci doveva mettere, e siamo pronti. Io mi seguo le partite, voi ragazzi continuate a segarvi su Marotta, io mi seguo sulla mia bellissima squadra, la mia onestissima squadra e me la godo così, raga, me la godo così con la Champions League e domani mi guardo le altre squadre in Europa League, mi godo la settimana, ultimamente mi sta facendo godere parecchio, devo dire la verità. E quindi pensiamo tutti a questa stagione invece che alle cazzate, agli ex Juventini e roba varia. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.